Allora, ho cambiato un po' di postazione. Bentornati ragazzi, nuovo episodio su Pokémon Scarlet and Violet. Terzo appuntamento della mia blind run. Facciamo un po' di frattempo che facciamo stabilizzare un pochino la diretta. Allora, oggi prevedo una diretta un pelino più, partiamo lenti e poi andiamo veloci, perché altrimenti la prendo in quel posto, perché la scorsa live è andata male, nel senso è andata male sul finale, perché grazie ad un errore stranissimo, non so perché, sta di fatto che la palestra di tipo coleottero non è stata registrata. Quindi nel frattempo che scrivo messaggi e feed, diciamo che la palestra è stata persa e quindi adesso ho una sola necessità: vedere come risolvere la situazione. E nel frattempo ok, va benissimo. Allora, andiamo subito all'interno del gioco. Volta a nuova disposizione. Carica. Purtroppo bellissimo il titolo con tutti i problemi che ha. Scusatemi un attimo, ma ha preso la gratturina. Ci sono le composte massicce di Pokémon in corso. Ah, sì, mi sono arrivate quelle, perché io adesso, se vado su X, posso connettermi a internet. Posso connettermi a internet e vediamo, spona qualcuno? Vediamo chi è spona. Sì, ho attivato oggi l'abbonamento. Allora, eravamo rimasti che ci siamo bruciati bellamente la palestra. Abbiamo, questo non lo notate, ma è un Paumi, il mio Paumi. Staravia, Smoliv, Shroudle, Feedog e Growlithe. Sì, mi dovrei portare dietro il mio starter. Il fatto è che non è che abbia tutta sta intenzione. Adesso io in realtà non mi sto manco fidando, quindi sto andando un attimo a vedere sul Twitch proprio se mi sta funzionando la diretta. Madonna mia, Rolini. Chapeau. Ferri era Pokémon. Interesting. Se facciamo un pochino vado dopo, sperando di trovarla comunque online dopo. Vabbè, allora andiamo avanti. Jigglypuff. Allora, ho letto un pochino di informazioni riguardo a tutti i problemi che sono inerenti del gioco. Sembra che il fatto che gli spawn siano un po' randomici in tutta la mappa, questo generi problemi con la memoria RAM, quindi non si può fixare. Benissimo, grazie mille davvero. Allora, vediamo box. Ho un bel po' di bella carne a macello.
Mi piacerebbe comunque andare di nuovo sul Magikarp, cioè continuare sul Magikarp, perché un Gyarados secondo me potrebbe essere un Ideona. Crocalor a livello 20, Leo un po' esagerato. Gastly, però Gastly non sarebbe... Io vorrei portarmi su Pokémon specifici. Avremo Smoliv, Paumish, Rodolphe, Dog. E a sto punto davvero mi porto dietro Crocalor. Porto dietro Crocalor come supporto nel caso in cui mi trovi un qualche osso duro per farmare. E poi per quanto riguarda, cioè, Staravia lo levo, Crocalor lo metto al posto di Growlithe. Tanto Growlithe si evolveva, mica si evolveva con la pietra focaia Growlithe, non mi ricordo. E mi potrei portare dietro Pokémon erba, no, mi servirebbe un Pokémon volante. Cioè proprio un Pokémon volante. No, Bombardier o Bombardier lo eviterei. Un Pokémon di Sole e Luna. Allora, io direi di portarmi comunque dietro Crocalor. E anziché andare di Staravia, che comunque sia un ottimo livello 17, io direi che... No, questo è troppo alto. Mi porto dietro le Chonk. Tanto poi si avvicinano. Cioè, questo salirà a livello 20, ma questi arriveranno... Cioè, Crocalor salirà a livello 22, ma tutti saliranno bene o male a livello 20. Quindi io direi di vedere il nostro Lechonk Shiny su in cosa si evolve e tenere i Pokémon di versione. Ci portiamo magari Pomi, che magari se trovo un Pokémon da catturare, lo faccio catturare. Chi è che mi scrive? Ecco, vienci. Still playing a world. Non l'hanno ancora votato. Calma ragazzi, calma. Poi ovvio still playing. Non è ancora finito. Allora andiamo così, mi piace. Ha cominciato a piovere. Allora potrei andare direttamente in quello spawn. Vediamo chi è che ho. L'unico problema che ho è che non potrei andare online, perché se vado online con persone casuali mi trovo persone... Eevee lo catturi, cioè non puoi non catturarlo. A livello 11 tra l'altro, quindi elettrococcola ci sta da Dio. È paralizzato. Tra l'altro, ora che ci penso, la webcam messa lì è carina. Vediamo come lo sciotta. No, meno male. Steel pare. Non fare brutto colpo. Ok, grazie.
e dopo questa lo catturo. Allora, se mi va di lusso che catturo tutte le Eevee per il numero pari delle evoluzioni, allora è perfetto, li faccio evolvere tutti. Mi va anche bene perché li dovrei trasferire. Supplica. Vediamo che mosse ha Lechonk per togliere con Supplica. 60 e che già voce. Che già voce da togliere meglio. Colpo di fango è ottima come mossa, eh. Vediamo se è un Eevee bello. Un Eevee difensivo, più o meno. Turbo sabbia, supplica, altruismo, attacco. Quell'altruismo probabilmente mi potrebbe essere interessante. Fuga facile. E se vado in un'area avanzata, Eevee mi è molto utile. Me lo metto davanti. Scusa. Che cacchio c'ho lì? Cos'è questo? Era tipo volante. Cambia Pokémon. Porto dietro il mio Pikachu. Potrei portare dietro Shinx. Questa che mossa ha? Suono shock sotto scarica. Questa è superiore. Mi porto dietro questa. Dai. Allora, lo affronto in solitaria. Non mi fido. Vediamo chi è che appare. Questo potrebbe essere un Pokémon nuovo. Ed è quel Pokémon che mi ha fregato essendo Ditto. Non ho ancora capito che Pokémon sia questo. Varum. Che in realtà quando l'avevo inquadrato era un Ditto. Allora, dato che è volante, a me va tra... Aio! Vai, 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 vai! Ok. Ah, sono le ruote! Ah, mi ha avvelenato? Bella lì. La famo? Meno male che questo va dritto. Ma che razza di Pokémon è mai quello? Ma è aspirapolvere. È un aspirapolvere. Gas di Varum.
meno male che c'era. Ah no, giusto. VIP vuole fare. Mi hanno invitato a fare Tane stasera. Acciaio veleno. Questo corpo è la parte d'acciaio. Si attacca alle rocce per trasformare la materia di cui sono composte nell'energia che usa per poi per muoversi. Che cavolo è? Acciaio veleno deve avere un'inclinazione fisica ed è speciale. Copricapo. Rende immuni ai danni da tempesta di sabbia nonché agli effetti delle polveri e spore, inclusi quelli delle mosse paralizzanti e sonnifero. Quindi se andavo con un Pokémon di tipo erba con sonnifero, veleno, spora e paralizzante, ciao ciao. Veleno gas, fango, garanzia, vortex, palla. Problema che la natura è pessima. Se mi capita. Allora. Allora. Andiamo al centro medico per Pokémon e poi facciamo un attimo il punto della situa. Che cosa ha fatto? A livello 7 sto pip. Per favore. Ah, ok. C'è dito. Il mio problema è questo, perché la rotazione che vorrei fare. Allora, a parte la palestra coleottero che è già andata giù. Io dovrei andare a fare direttamente. Avendo sviato per la palestra coleottero, dovrei andare a fare la palestra acqua. Problema è che quello lì ha un Pokémon a livello. Cioè, c'è l'allenatore che ha un Pokémon a livello 28. Mi sdruma. Osilla. Come faccio ad avere un. Ah no, casa di Aroca, ok. Queste sono tutte Terra Crisp, area 5 Sud. Questo è un Pokémon. Il Pokémon erba. Fuoco. E qua c'è un po' di Terra Crystal. E il mio problema è proprio la palestra acqua, che dovrei andare subito a fare. La palestra acqua che dovrei andare a fare. Quella è terra. Cioè, perché prima era Modiluca, poi la roccia che dovevo andare a fare. E poi
problema è che Roccia Coleottero non sta da nessuna parte. Io volevo seguire una rotazione un pelino interessante. Allora, vediamo un attimo qua che mi stanno raccontando. Te pareva. Niente. Allora, no, secondo me se vado da quello normale mi disintegra. Potrei andare da quell'elettro. Però quell'elettro in realtà come lo affronto? Perché oppure vado sul volante. No, però il volante è un problema. Proviamo ad andare sul volante. Però il problema è questo. Se io vado a fare il volante, poi dopo Coleottero, sì. Sto ragionando in termini di Johto, non di Kanto, ovviamente. E praticamente mi trovo con col Pokémon di tipo normale. Il problema è che mi fanno fuori allegramente. Fate che io devo andare a nord. Vediamo i livelli. Cucino. Pokéball stacchi. Bella la scatto che... Oh mio Dio. Dovevo. Allora, secondo me qua... Ok, meno male che ho mutato il microfono. Cioè, è pericoloso però quello che... Cioè, già... Un Buizel. Io lo ignorerei. Perché sto andando verso sud? Devo andare a nord. Andiamo a vedere nell'area che Pokémon ci sono, possibilmente di qua, senza sbagliare stavolta. T-
teoricamente dovrebbe scalare. Allora, vai. Andiamo. Salta. No. Te pareva. No. Più. Col tasto lì, cavolo. Salta. Ma che cavolo. No, niente. Ok, grazie mille. Allora, un avventuriero. Ehi, ciao, sto facendo l'autostop. Mi daresti un passaggio sul tuo Pokémon? No. Nicola Giramondo. Fungus. Ottimo. Vediamo se riesco usando fossa. Beh, oddio. Non è male quel livello. Ouch. Questo c'ha mega assorbimento. Non credo che farò qualcosa. Infatti non faccio niente. Vai, vai, fossa. Allora, adesso dovrebbe... Dovrei fare... la kill. Vediamo. Ok, meno male. Che mossa tolgo mo. L'agello non mi sembra una mossa. Ma per favore. Bastava anche un semplice no. Sì. Oh. Perché così? Paumo. Ma c'ha le mani. Lotta. Utilizza una tecnica speciale di lotta corpo a corpo. Colpisce il nemico con le zampe anteriori, rilasciando col tempo elettricità dai cuscinetti. Sberletese. Ecco, sberletese è un'ottima mossa. Da 2 a 5 volte di fila. Avere già una bella stab, essendo anche che è un attacker fisico, quindi potrei preferire sberletese ad un attacco rapido. Ecco, ora che ho un evoluto. Aia. Allora, problema.
che ca... Posso avere uno zoom? Ok, no, sto sbagliando strada. Vai, 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 vai. Vediamo, c'è il tizio qua. No, niente. Allora, dovremmo andare quindi da questa parte. Mi sembrava troppo facile. Vediamo questo. Se vinco io devi comprare il mio CD. No, grazie. Oh. Ecco, sberle tese su. Perché dorme? Paumo? Perché addormentato? Perché addormentato? Era sveglio. Ma niente. Non riesco a capire perché. Non si sta svegliando poi. E niente, mi fai. Veleno denti. Ok. Graffio. 4. Madonna, sto prendendo sberle. Ma è un lui o non è? La vostra generazione ormai ascolta tutto online. Mitica. Adesso l'hai capito? Allora, io non riesco a capire per quale motivo mi sono trovato un po' così addormentato. Non ho prestato attenzione. Magari che il mio aveva un'abilità, ma io quando... Mi conviene perché Paumi e tanta tanta roba. Sentendo un po' di baccano. Ecco, quello mi sa che è il tipo di Pokémon che potrei evitare. Sentiamo lui. Ah no, ma vabbè, ma...
Cosa? Grazie della moneta. Il grillo. Il problema è che quel Bombardbird potrebbe essere un problema, sì. Fammi vedere, in quest'area, per esempio, Buizel, che livello è? Dovrei essere in grado di vediamo. Il problema è che ho il Pokémon più indicato per andare contro un Pokémon di tipo volante. In quanto, hey, è di tipo lotta Paumi, l'evoluzione di Paumi. Ha usato le MT e se la ride. Mosse fortissime con le MT. Vediamo cosa sei in grado di fare. Ecco. L'evoluzione del maiale. Oinkolong. What the hell? Berle tese. Ma almeno sberle tese potevano aumentargli la velocità. Colpi inflitti 3. Perfetto. Carineria su un Pokémon lot. Ma che non so se è folletto lui. Cioè, se è folletto stiamo a posto, ma se non è folletto rido. Ho fatto Zen. Non ho l'in... cioè mi sa che non ho l'indicatore adesso per efficace. Morso, vediamo. Metal testata. Madonna mia. Senti, lo devo levare di torno. Ed ecco che portarmi un... guardalo lì a livello 20. Adesso me ne rendo conto. Aspetta un attimo, mi conviene. Mi conviene sì. Benissimo. Tra l'altro sta piovendo, quindi le mie mosse sono indebolite. Come fa ad avere già cozzato Zen poi, come metti? Bella.
Ok. Luxio, mi conviene. Brucia tutto, poi non è 60. Ok, grazie mille. Grazie. Devo creare un MT più forte. Ah, ok, almeno i 3000 me li hai dati. E ora, con permesso, io me ne vado immediatamente. Sì, fammi fermare. Allora. La terrasfera si è caricata, grazie mille. Dai, soffriamo, va. Mi fai ad essere uno studente, tu! Ecco, questo è un problema, dato che è coleottero. Proviamo con forza, vediamo quanto danno facciamo. E niente gli faccio. Però lui mi fa tanto a me. Proviamo con tuono shock, ma secondo me... Ah, tuono shock gli fa qualcosa. Ok, grazie mille. Purtroppo non ho mosse nimble. Devo andare di lui. Vediamo Shrudol. E lui manda nimble, che è il grillo, credo. Grillo. Quindi coleottero, veleno denti, effetto normale. E non si avvelena mai. Perfetto. Oh, bellissimo. Iper avvelenato. Gli è durata tanto. Fare una piccola roba, modalità studio, webcam, aumentiamo un pelino così, mi piace. C'è la modalità studio. Bello, sì. Allora. Non siete divertenti. Ma l'asino che scappa da me mi rincorre allo stesso tempo?
Caramella rara. Quello non credo sia Memory Leak. È super umana lei. Cioè, l'angolino preso in quel modo mi ha evitato i danni. Vento gelato. Questo è interessante. Allora, io Oga. Cos'è, hanno fatto un aggiornamento? Vai, cura. Dove stai digitando? Quella è una tastiera, secondo voi? E quella sembra una tastiera, il problema è che non ci scrive manco. Etino! Ma non è questa sonnellinoponi, sì. Sei a dormi, in dormiveglia sei. Allora... Energisfera è bella. Come metti? E... vediamo se lo sciotto. Sì, eri al calduccio. Bella te. Ma dai. Oh, i Rockruff potrei tranquillamente affrontarli man mano che li trovo. Il problema è che dovrei andare forse da quello volante, ma c'è un grosso ma. È veramente forte. Cioè, secondo me è... a livello 20 tutto me lo trovo. Purtroppo i miei elettro Pokémon di tipo elettro sono praticamente tutti attacker fisici. Una grotta? Piuma bella. Ok, mi sto muovendo troppo. Makuhita. Allora, facciamo così. Andiamo un attimo a vedere il box. Perché... perché sto Pikachu me lo posso mettere dentro il team. Il problema è che io devo fare un team veramente aggressivo. Facciamo altri 3 minuti, poi pubblicità, nel frattempo che vado a vedere una cosa. No, devo rimanere ancora. Allora, ci facciamo un giro per gli allenatori e basta. Cos'è?
Vediamo se riesco. Ma dai. Ma dai. Va bene così, guarda. Questa è un'area che non avrei dovuto scoprire. Paletto nero all'area sinistra, vuoi estrarre il paletto? Sì. Appena l'hai estratto, il paletto si è sgretolato ed è scomparso. Questi paletti sono un grosso ma. Io ho un altro ma adesso. E che sono sceso dove non dovevo scendere. Mi dai la mappa per cortesia? Allora, facciamo una bella roba. Dato che abbiamo bisogno comunque di livellare, io direi di andare nella zona di tipo terra qua, vedere se ci sono degli allenatori. Tanto il Pokémon di tipo lotta ce l'abbiamo, ci divertiamo col Pokémon di tipo lotta. E tu sei quella nuova. Vediamo che Pokémon hai. Oh no, non ho curato. Acqua. Ok. Buono shock. Non ho visto che livello sono. Allora, mi metto qui. Vediamo questo che vuole. Dai, dammi un po'. No, grazie. Allora, arrivo subito. Pubblicità, arrivo subito. Che fa un po' fresco, fa un po' freschino,
Bene, dove eravamo? Ok, allora, rookie di lievito. Che tanto poi quelli li catturi e li fai evolvere. Mi devi... perché mi mancano due messaggi su tre. Che su Discord la notifica mi dava tre messaggi, alla fine era solo uno. Non ne ho idea, Etino. Probabilmente perché si è buggato e non te l'ha letto. Poi privato. Dovrei andare a fare quello, il problema è uno solo, ce la farò? Non ce la farò mai. Ok. Raga, facciamo una bella roba. Allora, è veleno. Io posso andare giù di pomi. No. Fammi vedere. No, non t'ho scritto. No, non posso andare col livello 8. Allora, dovrebbe essere early game. Appena vedo però qualcuno che ha un Pokémon strano, cancello immediatamente il team. Chiunque. Vediamo con chi ci troviamo. Se arriva qualcuno. Me la faccio in solitaria. Ho visto qualcosa che non mi piaceva. Me la faccio in solitaria. Ho capito, prima io voglio vedere. Ah. Ma che ero. Ma quanto è rotta! Flabebè? Folletto? Era tipo veleno! Questa è fulminante! Cioè. No, vabbè, questa è rotta. Frustata? Oh, che rotazione. Guardalo. Vento di fata. E Paumo evita l'attacco e io uso fossa. Ciao. Madonna, questa è un tesoro da catturare. Sì, sorride la mia Haruka perché questa è un'ottima cattura. Perché di solito il folletto com'è che si contrasta? Col veleno. Però questo è veleno. Anche, quindi.
cioè clamoroso. Caricamento lungo. Un Flabébé sopra un fiore rosso. Appena nato, questo Pokémon si lancia subito in volo alla ricerca di un fiore che gli va da genio. Mostrare info. Folletto veleno. Natura neutra. Fior vero. Rende gli alleati di tipo erba immuni alle diminuzioni delle statistiche e ai problemi di stato. Mica male. Allora, è una bellezza sto Pokémon. Adesso, com'è che salgo lì su? Dai, 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 dai. Niente. Cado lì sotto. Ho provato una Mega Ball nel frattempo. Ma dove sto andando? Oh oh. Anzi, di culo, sì sì. Etere Max. Infatti. Ma soprattutto, io un pochino mi faccio due domande per quei cartelli. Riduce il peso del Pokémon che ha con sé. Madonna mia. C'avevo il cartello che andava a destra. A sinistra volevo dire. Però c'è un ma. Andava a sinistra, sì. Ma andava in un punto dove non potevo salire. Ma scusami, e perché mi dici vai di là per andare dove? Beh, Tino, è facilissima. Cioè, non potevo salire. C'avevo il cartello che... Sì. L'ho vista, però. Ma Kushita, io mi sa che prima o poi me lo piglio. Questo Pokémon voglio sapere che Pokémon è, perché l'ho visto. Nakli. Sei terra. Ok. Proviamo a catturarla. Allora, questo Pokémon mi incuriosisce. La colonna che mi disse l'altra volta che per la cosa che non volevo prendere ma non ci riuscivo. Muovendosi struscia contro il terreno lasciando una scia di sale. Produce continuamente sale nel corpo per sostituire quello che perde. Ora Pokémon Sal Gemma. Roccia terra tipo roccia, sassata, colpo di fango, abbattimento, natura neutra, sale purificante, protegge il Pokémon dai problemi di stato e dimezza il danno causato dalle mosse di tipo spettro. Oh. Boia. Col terra tipo giusto e con quell'abilità potrebbe diventare rotto. E mi guess, sono tornato indietro. Non è che... Sono tornato molto molto indietro. Ho un allenatore. Scusi? Mi butto di sotto molto volentieri?
Sei già stata alla palestra di Lo Stazon? Io sì. Quindi scusami, se tu sei andato allo Stazon, questo mi uccide. Lotta. Ah, ok, perfetto. Ciao. Ma sì, man mano che Tino prendo tutto. Elettrocaccola. Ok, perfetto. Che dramma, che tragedia. Yeah. Una replica di ciò che mi è successo. La... è infatti. Allora, mi sa tantissimo che... Sai che mi conviene... prenderlo questo. Sì, ok, però... Io tra l'altro c'ho il counter qui che non mi si aggiorna. Ok. Poink a livello 10 già paralizzato con metà vita. Tesoro. Una dolcezza sto qui. Comunque povero su quell'allenatore. Povero 6-8 su Pokémon. 6-8 su Pokémon. Una cosa. Usa la cosa come molla. Ribalzando per mantenere vivo il battito del cuore. Se dovesse mai fermarsi morirebbe. Psico, terra tipo psico. Grasso spesso, va bene così. Sì, sì. Vabbè, a sto punto mi piglio Rookie D. Mi prendo Rookie D e Makuhita. Ok. Posso prenderlo senza incazzare Ariyama? Ok, lo prendo e non prendo Ariyama. Ah, questa era la scala che vedevo da sopra? Super pozione. Scuro ball. Madonna, mi sta andando di fortuna. Ma io più che esplorare, ma mica dovevo andare a fare gli allenatori. Ah, sad. Sono furbo, sono uno sviglione, cioè già affrontato. Paumi. Dai, vediamo sto allenatore.
Comunque, ci credo che prima tu eri davanti a Saido a livello di Pokémon. No, era il contrario, mi sa. Saido ha live giorno per giorno. Io comunque sia mantengo il mio... mantengo la mia routine di la live scadenziata. Ho letto questo. Però comunque sia, il problema è incantevole. Paumo si innamora, Paumo non attacca. Va bene. No, confusione, no. Elettrococcola. Infatti, non a caso io Saidonia non lo sto più vedendo. Però dato di fatto, Etino, ci credo che Saidonia è più avanti di me. Perché mai dovrei insegnare a Paumo morso che non è manco stab? Per far tentennare? 20 o 30% di flinch? Quello è un probabile problema? Dovrò fare un salto lungo. Eccolo! Ho trovato Mega Man. L'importante è non accopparlo. Steel, sei paralizzato. Ok, perfetto. Sì, ma io continuo ad avere un problema. Oh no. Quanto è il catch rate di sto infame? Esce fuori. Proviamo con la Mega Ball. Però il turbofuoco me lo prendo. Io ho un problema con Paumo. Anche perché Paumo non lo posso cambiare, quindi o entra o entra. Invece no. Ciao Paumo. Eccola. Manda in campo un altro Pokémon. Vediamo se riusciamo. Grazie al nostro Lechonk. A catturare Mega Man. Io odio sto qua. Adesso usi braciere? Ah, sì, usiamo la Ultra Ball, eh. Ti giuro se... Ok, almeno dalla Ultra Ball. Questo impara fossa? Sarebbe stato meglio in realtà incantavoce, che faccio? Allora.
La sua energia termica aumenta di intensità durante le lotte, raggiungendo i 1000 gradi centigradi. Adora le bacche ricche di grassi. Charcadet. Natura schiva? Mica male. Bracere, sgomento, pulifumo, turbofuoco. Fuoco ardore. Se il Pokémon subisce una mossa di tipo fuoco, ne sfrutta il calore per potenziare le proprie mosse di tipo fuoco. Nonna. Ah, è solo fuoco? No, aspetta. Charcadet, non ho notato, ma mi sembra di aver notato una cosa particolare. Charcadet non ha il terra tipo. Ah, ce l'ha, infatti. Stavo per dire. Quindi dal Pokédex, comunque sia, non si vede il terra tipo. Ferrartigli. Che, di cui non so che farmene in realtà di Ferrartigli, dato che... quello è terra tipo... cioè, un terra. Allora, questo l'ho già affrontato. Sì, perché il terra può essere diverso sia da quello base sia da quello raid. Raid, ok. Ottimo. Com'è il microfono che sto parlando piano e tino? Storce. È buono. Questo 6 allenatori. Come salgo a prendere? E Tino, non ho capito quello che hai scritto, in realtà sembra. Ah, infatti. Prova a vedere, perché ho abbassato un pochino il volume del microfono. Boing, boing, boing. Ah, siamo arrivati qua. Va bene così. Lì c'è una spada. Bene, non so come andarla a prendere. Vediamo se... un'erba con terra tipo terra. Nah. Che terra tipo sarà sto Jigglypuff? No. Acqua Jigglypuff. Ma sai che mi sa che già ce l'ho Jigglypuff idro? Jigglypuff idro già ce l'ho. Aspetta. 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 Dov'è il Jigglypuff che ho già io? Che terra tipo sei, Jigglypuff? Acqua. O il Pokémon nella zona è di uno specifico terra tipo, oppure Jigglypuff terra tipato può essere solo Jigglypuff acqua. Video presentazione. Qual è video presentazione, Tino? Cioè, Tino, non so niente, cioè, mi sono tenuto
abbastanza abbastanza all'oscuro, diciamo, per quanto riguarda Scarlet and Violet. E quindi se è scriptato Jigglypuff terra di patto, sarà sempre Jigglypuff acqua. Digger. Mega Ball, così recuperiamo un po' di ball. Ah, Pokéball, grazie. Sono formidabili, lottiamo. Tempo fa in realtà è scriptato. Tempo fa per presentare alcune cose usarono quella zona e quel Jigglypuff per far vedere che i Terra tipo non sono per forza nei raid. Sì. Ok, va bene, però io sto parlando della tipologia, perché c'ho ancora il mistero dell'annuncio, ovvero un Pokémon terra tipo può essere terra tipo di qualunque elemento oppure è solo di un elemento. La roba sembrerebbe essere un no, ma quel Jigglypuff mi fa pensare che cioè o è un caso oppure Jigglypuff col terra tipo speciale e solo di terra tipo acqua. Bisogna vedere con un Jigglypuff terra tipo trovato in un'altra area. Oppure vedere se lui terra tipa. Cioè, se lui fa il Crio. E io vado di stab. Accumulo. Vai. Ovviamente questa mossa. Poche energia. Bella. Ok, poi vedrò. Schiddo. In realtà io c'ho paura. E poi vado a vedere. Perfetto. Crocalor, fammi un favore. Colpo coda. Braciere. Detesto. E io non sciotto. Avanzi. Se le brucio quegli avanzi. Sì, comunque sia, non sto salendo di livello. Ma random la TV ha fatto come se si fosse riavviata. La TV? Oh ciao.
Ah sì, infatti. Come cavolo fai a giocare a Fortnite con un televisore che probabilmente va nemmeno a 60 fps? Fangosb! Questa è molto molto utile, Fangosb. Cosa che non mi sono mai chiesto... cioè, che non mi sono mai chiesto. Se io insegno una mossa MT e poi vado dall'elimina mosse, la mossa mi rimane? Cioè, nel coso del ricorda mosse. Nell'elenco del ricorda mosse. Io sono curioso di sapere sto Pokémon che cos'è. Fossa. Mi sa che sto facendo un po'... Risolta la cazzata. Sì. L'importante adesso sarebbe non shottare. What the hell? Mi sono dimenticato qualcosa. Cioè, mi sono dimenticato un piccolo elemento. Che tipologia è sto Pokémon che ho? Ah! Oh oh! Oh oh! Eccala! Oh! La telecamera! Normale, erba normale. Mega Ball. Lancio l'unica Mega Ball che ho. Ok, perfetto. Clauf è catturato. Dogual 18 e impara carineria. Questa mossa è ottima per il cagnolino. Tra l'altro sarebbe pure Specs, quindi ok. Tanta roba carineria. E sto leccata per il momento, se ne può anche andare a quel paese. Ovviamente non si evolve. Vive su ripidi di rupi, schiva gli attacchi muovendosi di lato mentre mira dritto al punto debole del nemico con le sue chele. Ma... Ah, ok. Minchia, non male. Guscio scudo. Il Pokémon è protetto da un guscio robusto che gli evita di subire brutti colpi. Madonna mia, questo Pokémon è bellissimo. Ed è già un... Allora, la mia domanda è... ho già affrontato due allenatori? Se mi mancavano due allenatori, li ho già affrontati, anche perché sono a corto di Pokémon. No, uno. Ok, perfetto. Allora non sto nemmeno a parlare con lui. Oh, e quei quattro Pokémon lì non si sono ancora evoluti. No, è per lui. Fammi indovinare, sono a 7 su 8.
No, a 5 su 6, va bene. Inconsciamente Tino ci avevi azzeccato. Allora. Ah, no, dovevo andare da questo qua, ok. Ok, va bene, bello spavento. Buh, paura. Hai Pokémon di tipo buio? Oppure spettro? Che ne so, Miss Dreves. Thank you. E ha due Pokémon. Crescita. Mi preparo a prendermi una sberla di quelle. E Sanker non gli faccio un cazzo. Vediamo, Sanker resisti a sberle tese. Allora, se non resiste, godo. Non resiste. È normale? Non dovrebbe essere poco efficace. Allora, giuro che adesso porto... Ostia. Questa è bella. Questa è bella. Attenzione. Uno. Due. Sì, sto facendo 15 a botta. E 3. Perfetto. Ciao. Devo dire la verità, però, questa atmosfera della webcam mi piace. Mi sto vedendo un po' semplice. Devo mettere su poco casino. Lo noto io. Allora, andiamo oggi di moto, va. Io sono curioso però di sapere qual è l'allenatore che avrà il Pokémon avvantaggiato al nostro. Conchinella. Madonna, Conchinella è ottima. Guarda gli imbranchi. Sì, vabbè, sono in moto e quindi la canzoncina è la solita. Quindi... Oddio, devo andare là. Mi interessano molto avere le MT. Vai, vai, vai. Un muro che si muove? Che era il Pokémon dominante? Allora, tu. Grazie artista. Questo è un problema. Uno shock. Vediamo se si blocca. Sei fermo. Ok, perfetto. Ottimo.
Non mi calma a me che sto provando a livellare, ma non riesco a ricevere adeguati punti esperienza perché siete tutti un po' troppo sottolivellati. Poi un po' troppo sottolivellati e farvi un complimento. Scendi. Il mio personaggio è super umano. Cioè, salta giù dai punti alti, che è una meraviglia. Growlithe. Oh, ciao. Still non riesco a capire quanti ne devo raccogliere di quelli là. Sudore di Makuhita, ma dai. Se io non lo so, Etino. E non lo voglio sapere. Hai messo su un po' di grasso? Gastly. Ecco, Gastly è un problema, però Fossa forse potrebbe aiutarmi. Te lo attacco perché se ha Levitate io non gli faccio niente. Mai una gioia. Ma lo sguardo, perfetto, non posso più scappare. Ottimo. Mi piace seriamente. No, Markro posso farlo fuori tranquillamente. Fatemi vedere nel frattempo una cosa. Boh, adulazione, non mi serve. Cioè, questa è una lei? Ovviamente non salgo di livello, non si evolvono. Adesso comincio anche ad usare le pietruzze. Mi conviene, perché altrimenti facciamo notte. Celestina, studentessa. Tappini. Ed è di tipo folletto. Roba lì. Infatti sberletese. Ah no, sberletese è super efficace. Va bene. Sì, però mi hai mandato un Pokémon cucciolo. Quindi è infatti solo. Più che altro, se non vai avanti col percorso non andrai mai avanti perché più avanti... Ma... Quante volte hai detto avanti, Etino? Lechonk si evolve. Un
un Lechonk femmina o in colonia. Madonna lì. Pokémon porcellino. È un Pokémon metodico che ama fa la pulizia. Si avvolge nel suo profumo floreale che calma i Pokémon che intorno. Ok, l'ha voluto lui. Sì, sì. Allora, paralizziamo Skiddo, che almeno così non ci scassa un bel po'. Bella lì. Allora, Fossa non dovrebbe ucciderlo perché è neanche stab. Non è, non è che non lo uccide, non lo porta manco a un... Per le tese non mi conviene. Proviamo con tuono shock, essendo che è resistente. Dimmi che entra anche se ha metà vita. Uno, due, tre. Catturato. Ok, va bene così. E io vedo le robe compenetrate. Le sue foglie riescono a ricavare energia dal sole e dall'acqua, permettendogli di vivere anche sui monti rocciosi in cui non c'è cibo. Pokémon erba. Con più difesa speciale e meno attacco speciale. Va bene così perché è un attacker fisico. Ok. Sì, però devo un po' calmarmi a catturare, Cos'è? Mamma mia. Ti catturo proprio perché non posso ignorarti, Oricorio, ma... Allora, se stai paralizzata mi fai un favore. E infatti. Ok, ora mi puoi anche accoppare. No, grande. La gioia nel cuore. L'Agenzia Spaziale Europea ha dato l'impegno. Perfetto. Allora, mi sta andando di fortuna che non mi sta attaccando perché rimane paralizzata, ma mi sta andando di sfortuna perché non sta dentro la Pokéball. Mi sa che devo provare con una Scuro Ball, tanto è buio. Tra l'altro, essendo lotta elettro, le mosse di tipo volante non fanno male. Fanno danno normale per uno. Allora, ho fatto evolvere o in colonie. Ok, la rimetto in box. Vai dentro, vai dentro. Non mi fa sprecare la scuro. Ok. Una Master Ball reskinnata.
Qual è? Livello 23. Forma assunta da un oricorio che si è nutrito di nettare rosso. Con i suoi ardenti passi di danza crea impetuosi turbini fiammeggianti, fuoco volante. Stile flamenco. Natura neutra. Sincro danza. Permette al Pokémon di copiare immediatamente qualsiasi mossa basata su danza usata da un altro Pokémon in campo. What? Lo Stazone. Allora, mi potrebbe andare bene. Però io utilizzo le gemme e andiamo alla palestra di acqua. Allora, che MT abbiamo disponibile? Rogodenti, ma non ho i materiali per craftarlo. Polvere di Scatterbug. Protezione. Pelo di Lechonk, 3 su 3. Agilità, Fango Sberla. Mucco di Hooper, ottimo. Però va, Fangosb ci sta, Fulmido Denti. Mica la impara. La impara lui che è fisico. 65 precisione, 95. Mi è passata un po'. Colpo basso. Più il bersaglio è pesante, maggiore la potenza della mossa. Allora, Fulmido Denti io la farei perché è una mossa molto molto potente. Balzo. Incantavox. Altruismo. Aeroassalto. Mica gelo dentro. Cambia materiale con CL, ma non mi interessa. Allora, quanti? Allora, Pikachu ha un problema. Allora, ho in colonie subito, via. Credo che non si evolverà mai più. Mi servirebbe tirare su Pikachu. Speedog ancora non si è evoluto e si evolverà tra pochissimo. Vediamo nella borsa se abbiamo... Togliamo i pallini. Fammi vedere, acqua fresca. Acqua ricca di sostanze minerali, va bene. Ci facciamo un giro per togliere sti robi. Baccaloquat, bacca uva, baccamodoro. Allora, ho tante caramelle esperienza. Ho anche un botto di caramelle rare. Pietra idrica. Che per quelli vi sarebbe bello. Rapido artiglio, conchinella, muscle banda, gran radice, pietra lieve.
Io andrei prima a cercare un ottimo colpo basso. Con le otre aero assalto, urlo rabbia, ferro artigli. Lo assorbi bacio, veicola forza, ma anche no. Pioggia danza, gran fisico. Energisfera, ma non è che vada molto molto bene energisfera. Buono onda. Campo psico, campo nebbioso. Niente. Piuma di Psyduck. Velo di Pichu. Foglia di Oppip, Miss Dreves. Allora, questi prima o poi me li faccio da solo. Potremmo fare i panini. Una sfera che racchiude potere a terra cristallizzazione. Se caricate di energia permette di terra cristallizzare i Pokémon. Ma allora niente, dato che Poumi tra un po' sale di livello, vediamo se impara una mossa decente. Intanto io lì vedo un item che sicuro non potrò prendere. Vediamo, posso prenderlo. Eteremax. Non mi prendere Macro. Madonna. Acqua fresca. Si scende di qua. Revitalizzante. Mi ammazzo con questo salto. MT qua. Vento gelato. Ho due vento gelato. Cos'è? Nimble. Skippa subito sto Nimble. Ok, farò qui. Iper Pot, oh mio Dio, com'è possibile? Innanzitutto, lo dico io. Innanzitutto facciamo una bella lotta. Proviamo ad andare, madonna mia, continua ad avere contro Pokémon a livello 15. Il problema è che se vado subito lì mi fanno secco. Quindi io non posso andare là. Vai, poi mi sali di livello e imparami una bella mossa. No, non mi impara una bella mossa, ma neanche a pagarlo. Mi si nasconde sottoterra. Fulmisg, ma non funziona perché io sono sottoterra e non mi puoi vedere. Luxio nel frattempo ci lascia. Il problema è che comunque sia mi serve fulmine. Innanzitutto incassiamo una bella sconfitta, ben detto. Allora, levo va benissimo. Ma almeno... Dunsparce... Dunsparce non l'ho preso da qui. Ah no, sì, Dunsparce l'ho preso da qui. Allora, dov'era MT che vedevo qua? È qua su.
Io. Pokeball. Ether. Vediamo se salgo di... No. Ok, va bene, sono scemo. Prova ad andare in moto. Ok, perfetto. Battita... Madò, che mossa! Battiterra è ottima. Ho trovato un tesoro di mossa. Allora, innanzitutto affronto sta qui. Tra tutti i professori dell'accademia, qual è il mio preferito? Love Disc. Oddio. Buono shock. Grazie. Allora, facciamo così. Andiamo già a... colpo basso o due colpi bassi. Allora, andiamo qua, non dalla palestra di tipo erba, non dalla palestra di tipo folletto, magari non dalla palestra di tipo lotta. Questo è il drago. Allora, andiamo qua a... dov'è la città? Moludica. Ok, questo è di tipo buio. Che ho saltato comodamente. Allora, vogliamo qua? Allora, facciamo così. Dato che dobbiamo tenere fede al nome della diretta e la diretta si chiama Decisioni e io ho preso una decisione. Offline o quando potrò, ora non posso perché stasera mi conviene finirmi un attimo le story di Honkai e Tower magari. Però facciamo così, magari domani sera. Oppure se non riesco lo faccio off camera, diretta di leveling up, e proviamo ad andare, se riusciamo, a sconfiggere la palestra d'acqua. Voglio comunque provare ostinatamente a fare acqua, elettro
e acqua, elettro, poi si va di erba. Dopo l'elettro c'è l'erba, perché devi fare roccia montuosa, arrivi alla città della torre di Lavandonia, sì, vai all'erba. E la palestra di tipo erba, secondo me, ci picchia. Però lì c'è un altro problema. Il tipo elettro. Come lo faccio il tipo elettro? Cioè, se adesso sto avendo problemi col tipo acqua, come lo faccio il tipo elettro? Comunque sia. Ragazzi, vi ringrazio per aver preso visione della diretta. Se vi è piaciuta la diretta e volete sostenere il canale, un bel follow per non perdere le prossime dirette. Punto esclamativo Discord, oppure direttamente il bottone qui sotto Discord per entrare sul mio server Discord, scrivere un pochino in chat e non ricevere aggiornamenti in tempo reale sui feed. Comunque sia, ragazzi, buon appetito, buona serata, rimaniamo che probabilmente c'è una diretta a sorpresa o stasera oppure domani, più domani sera. Buon appetito, ragazzi.